arrivati a Laghi e Monti. Conoscete la Valle Antrona? È un territorio ancora per lo più incontaminato, ricco di laghi, di storia, di cultura, di tradizioni e di curiosità. Lo scopriamo insieme con questo contributo voluto dalla comunità montana e realizzato da Vicio Azzurra TV. Valle Antrona, terra di laghi. È scrigno incontaminato, dove il tempo sembra essersi fermato, dove il verde si offre punteggiato dalle costruzioni caratteristiche dell'architettura alpina in pietra e legno. Una valle silente, incuneata nel territorio ossolano, all'estremo nord del Piemonte. Meta ideale per gli appassionati di storia, natura, alte quote e trekking, che apprezzano anche la cordiale, genuina e gustosa ospitalità dei montanari. È facilmente raggiungibile percorrendo l'A26, oltrepassando Gravellonatoce e continuando lungo la statale 33 sino all'uscita di Villa d'Ossola, comune all'imbocco della valle. Evidenti le tracce del passato industriale di quello che è il secondo centro ossolano e dei primi passi nella riconversione degli edifici dismessi nel centro del paese. È il caso del teatro La Fabbrica, oggi fulcro della cultura per l'intera provincia del Verbano Cusio Ossola. Ricavato nell'ex cinema in via Boldrini, un centro museale che vuole far conoscere e consentire approfondimenti tematici sul sistema museale territoriale della Valle Antrona e della vicina Anzasca, nonché dei comuni limitrofi, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno. Villa d'Ossola è una cittadina vivace, con diversi negozi affacciati sulle vie che circondano la piazza del mercato. In periferia, un'intera zona con abitazioni tutte uguali, dalle caratteristiche persiane verdi, era destinata alle famiglie degli operai dell'industria. È il villaggio Sisma, oggi quartiere di case popolari. I tipici palazzi degli anni 50 e 60 convivono con edifici che hanno un millennio di storia. È il caso della chiesa di San Bartolomeo, patrono della città, realizzata nella seconda metà del X secolo da costruttori edili lombardi. Ma dal 1968 la città ha una nuova parrocchiale dedicata a Cristo Risorto, progettata dal famoso architetto Vietti Violi. Domina sul nucleo abitato l'oratorio di San Maurizio, con il suo campanile romanico e la lunga scalinata, così come la chiesa della Noga. Raggiungiamo la frazione attraversando il ponte napoleonico e percorrendo le prime curve che si inoltrano in Valle Antrona. Nel cuore del borgo, abitazioni in pietra circondano il sagrato della parrocchiale della Beata Vergine del Rosario. Da qui parte anche la strada antronesca, antica mulattiera che percorre tutta la valle sino al passo di Saas e scende in territorio elvetico a Saas al Maghelle. Una storia ancora più lontana, quella evocata dal sito di Varchignoli. Il sentiero che da Casa dei Conti conduce alla frazione è il primo itinerario archeologico ideato nella provincia del Verbano Cusio Ossola, attrezzato con pannelli esplicativi per la valorizzazione di antiche strutture megalitiche legate probabilmente alla coltura della vite. Ma se siete appassionati di pesca, vi consigliamo vivamente un altro cammino, quello lungo il torrente Ovesca, che a monte solca l'intera vallata. È stato realizzato un vero e proprio percorso dedicato a questa attività, con
con splendide lanche in grado di soddisfare i pescatori più esigenti. La partenza all'altezza di San Bartolomeo. Risalendo il fiume, un tratto facilmente accessibile e adatto persino ai bambini, dove sono presenti anche pesci di immissione, si arriva fino agli uffici della locale sezione provinciale dei pescatori, utile per qualsiasi informazione. Poi il tracciato si inoltra nella valle e diventa un po' più impegnativo. In 3 ore di cammino e lanci di lenza si raggiunge la frazione Boschetto. Uno spettacolo le forre, dove l'acqua gioca insieme alla nuda pietra. La sfida è con i pesci selvatici e preda più ambita è la trota Fario. Siete un po' stanchi ma soddisfatti? Un ultimo sforzo per risalire la ripida mulattiera e raggiungere il circolo del Boschetto, punto di ristoro con alcune camere. Se per voi la sfida non è una bella trota, ma il fiume, insomma, se praticate il torrentismo, siete comunque nel posto giusto. Dovete spostarvi sul rio Brevettola e cimentarvi nel suo piacevolissimo canyon. Per discenderlo occorre circa mezza giornata. Non avete dimestichezza con canne, bava e ami o non ve la sentite di avventurarvi tra i flutti? Continuate a salire in Valle Antrona perché vi attende un territorio ricco di proposte e capace di stupire ad ogni scorcio. Dopo la frazione Cresti, svoltiamo a destra per raggiungere Monteschino, il secondo dei 5 comuni che incontreremo nel nostro viaggio. È composto da 14 nuclei immersi nel verde, un tempo tutti abitati, dai quali si dipartono diversi itinerari per chi ama camminare in montagna. Passiamo terrazzamenti coltivati a vigneti, il lavatoio, il mulino restaurato e funzionante ed arriviamo nella piazza della chiesa intitolata ai Santi Giovanni Battista e Carlo, circondata dalle cappellette della Via Crucis. Dalla parrocchiale ogni anno parte l'Autani di Seth Frey, una lunga processione che si snoda lungo le alture circostanti il paese per circa 22 chilometri. Un momento di devozione popolare di origine remota, ma ancora oggi molto sentito anche dalle giovani generazioni. Con la mulattiera che sale dal retro della chiesa si raggiunge Valeggia, ma c'è anche una strada per arrivare a questa frazione. Noi optiamo proprio per la seconda soluzione e prima della meta ci fermiamo a Barboniga. Ecco il forno, il torchio e il lavatoio, simboli di quell'autarchia un tempo indispensabile a questi abitati, strutture che troviamo un po' in tutti gli insediamenti abitati valligiani. E proprio una delle attività ormai in disuso, il rito della panificazione, è stata riscoperta grazie ad un progetto promosso dal Comune con la collaborazione del CAI, che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole elementari del paese. I piccoli hanno seminato la segale e dopo qualche mese, proprio come facevano i loro nonni e bisnonni, l'hanno raccolta. Separati gli steli dai chicchi, questi sono stati macinati nell'antico mulino restaurato, dove gli ingranaggi originali ancora vengono mossi dalla forza dell'acqua. La farina di segale è stata impastata con acqua, sale e lievito. Dopo qualche ora di riposo, la cottura delle pagnotte nel forno frazionale e l'assaggio del fragrante pansegla, rigorosamente marchiato Monteschino. Baite ristrutturate, oggi utilizzate soprattutto come seconde case, da turisti italiani e stranieri ci accolgono a Valeggia. Raggiungiamo il cuore del borgo con la fontana. Sopra il portale dell'oratorio, un bel affresco dedicato alla Madonna del Sangue di Re. Seppiana è il comune meno popoloso della valle. Se avete voglia di trascorrere qualche notte in questa atmosfera da altri tempi, a disposizione un moderno centro polifunzionale con ristorante e 5 mini appartamenti per i turisti. Nell'edificio ricavato anche il centro di consultazione territoriale di Seppiana, dove chi si appresta a scoprire il territorio può ricevere tutte le informazioni utili. Una curiosità: un tempo le castagne raccolte nei vicini boschi erano un alimento impiegato in diverse preparazioni.
Dal 2009 la filiera legata a questo piccolo tesoro autunnale è stata riscoperta. Attraverso il portale ad arco con scalinata raggiungiamo la chiesa di Sant'Ambrogio, una delle più belle della zona. Al suo interno la bella tavola in legno della Beata Vergine del Rosario, ad opera del maestro intagliatore vigezzino Giorgio De Bernardis, e l'altare intitolato al Santissimo Nome di Gesù, firmato dall'antronese Giulio Guaglio. Si colloca lungo l'antica strada antronesca. Altro simbolo della profonda devozione popolare dei seppianesi, l'autani di San Giacomo, che si snoda tra questi boschi e pascoli ogni anno l'ultima domenica di luglio. Frazione di Seppiana è San Rocco. La chiesa venne realizzata in seguito all'epidemia di peste che tra il 500 e il 600 colpì i paesi della valle come tutta l'Ossola. Tante persone si rifugiarono negli alpeggi e molti sopravvissuti contribuirono alla costruzione dell'edificio terminato nel 1642. Ogni anno, il 16 agosto, le celebrazioni in onore di San Rocco con la processione della statua del santo lungo le vie della frazione, ornate di fiori e la benedizione dei bambini. Ma gli alpeggi della valle, oltre che luogo isolato per fuggire al contagio, furono anche durante la Seconda Guerra Mondiale teatro di scontri e dell'organizzazione della resistenza ai tedeschi, movimenti che culminarono nel settembre del 1944 nella proclamazione della Repubblica dell'Ossola. Viganella è certamente il comune più famoso della Valle Antrona. TV, radio e giornali di tutto il mondo hanno puntato telecamere, obiettivi fotografici e microfoni sul piccolo centro per l'ormai noto specchio. La piazza del paese era all'ombra da novembre a febbraio a causa di alcune imponenti vette che le precludevano l'arrivo dei raggi. Ma oggi non è più così grazie alla superficie riflettente installata a 1050 metri di altezza in località Scagiola. Lo specchio ha riportato il sole nel paese, segue il moto dell'astro e dirige i fasci luminosi su una porzione della piazza. La parte pedonale di fronte al monumento dei caduti ed il portichetto della chiesa. La parrocchiale è dedicata alla Natività di Maria Vergine e risale al XVI secolo. Al centro del presbiterio l'altare maggiore, nella navata di destra quello della Santissima Trinità e in quella di sinistra l'altare, intitolato a San Carlo Borromeo. Tradizione e modernità convivono nel paese dello specchio. Attira la nostra attenzione una bella abitazione seicentesca, con balconi decorati da lunghe file di archi e colonne, che ha subito un attento intervento di restauro. In passato, Viganella fu il centro dell'attività estrattiva e lavorativa del ferro, molto diffusa in Valle Antrona. A testimoniarlo il Museo del Ferro, ricavato dalla Torre Bassa. Le vecchie miniere d'Ogaggia sono ancora raggiungibili con un sentiero che parte dal centro del paese. Qui, inoltre, nel 1796, Pietro Maria Ceretti costruì il primo forno per la fusione del metallo, dando inizio a quell'avventura industriale che trasformò Villa d'Ossola in uno dei più importanti centri siderurgici delle Alpi. Ci dirigiamo verso Rivera e da qui partiamo a piedi alla scoperta di una realtà peculiare, una comunità buddista insediatasi diversi anni fa. Una ventina di minuti di cammino, scanditi dall'incontro con antichi edifici e bandierine colorate, simbolo delle preghiere che il vento porta in cielo, e arriviamo a bordo. La frazione si colloca a 719 metri di altezza. Come tante altre, era stabilmente popolata fino al secondo dopoguerra. Dopo il trasferimento delle famiglie a Fondovalle, negli anni Ottanta gli edifici vennero strappati al degrado da giovani provenienti dalla Svizzera interna e dalla Germania di religione buddista. Tra le case ristrutturate, rispettando i modelli originali, alcune costruzioni ci portano ad una cultura lontana, che da tempo convive in armonia con il territorio che l'ha accolta.
L'ultimo comune che si incontra salendo è Antrona Schieranco. Nella parte alta della valle, adagiati su varie altitudini, si trovano diversi laghi alpini, alcuni naturali, altri artificiali. Sbarramenti creati dall'uomo per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica a partire dagli anni 20. Campo Secco a 2077 metri, il Cingino a 2250, il Bacino dei Cavalli a 1490, quello di Camplicciuoli a 1375 e ancora il lago di Antrona a 1073 metri di altitudine. Tutti sono raggiungibili attraverso una rete di sentieri punteggiata da rifugi e bivacchi. Le acque della valle vengono sfruttate per la produzione di energia attraverso le centrali di Pallanzeno, la più antica, Rovesca e Camplicciuoli, e rappresentano una risorsa così significativa che ad Antrona Piana è stato aperto all'interno della vecchia segheria il Museo dell'Acqua. Ma andiamo con ordine, perché prima di raggiungere gli specchi tra terra e cielo ci sono ancora diverse tappe. Questa frazione prende il suo nome dalla statua lignea di San Pietro nell'edicola al centro del paese. Intorno alla chiesa la Via Crucis, con cappelle affrescate nel 1840 dal noto pittore vigezzino Lorenzo Peretti. Superiamo Madonna, non senza uno sguardo al Museo dell'Oro, allestito in un edificio di proprietà comunale. Anche il trascorso di Locasca è stato caratterizzato dall'estrazione e dallo sfruttamento del prezioso metallo. Il presente di Rovesca, invece, con la sua centrale, è legato alla produzione di energia idroelettrica. Degno di nota l'oratorio di San Bernardo da Mentone, perché la sua facciata è una delle più particolari dell'Ossola. Presenta un singolare mosaico pittorico, 13 affreschi di santi sui quali domina San Cristoforo. Al centro della valle, il suo capoluogo Antrona Piana ha 908 metri sul livello del mare. Il paesaggio è stato condizionato da un'enorme frana che nel 1642 si staccò dal Monte Pozzuoli, travolgendo il paese e sbarrando il passaggio alle acque del rio Troncone. Si formò così il lago di Antrona. Oggi questo specchio d'acqua richiama durante la bella stagione tantissimi turisti. Il sole limpido, il clima fresco, il verde delle montagne che si riflette nell'acqua sono una tentazione irresistibile. In estate le rive del lago si popolano di bagnanti e appassionati della tintarella. Qualcuno ne approfitta per un picnic sotto le piante, e perché no, per un pisolino. Qualcun altro sceglie i vicini bar e ristoranti per un buon pasto, per un gelato o un aperitivo, tra un tuffo e l'altro. Ci si può fermare nel tratto più vicino ai parcheggi oppure inoltrarsi nel sentiero che costeggia il lago e scegliere un prato alternativo. Divertimento e relax sono assicurati. Basta sollevare lo sguardo ed ecco la diga di Camplicciuoli a 1412 metri. È possibile compiere a piedi anche il giro di questo bacino. Nel cuore di Antrona Piana la chiesa di San Lorenzo. La realizzazione fu affidata al capomastro Bartolomeo Tami di Valeggia. Al suo interno la firma dell'antronese Giulio Guaglio, dotatissimo scultore e valente maestro. Il ciborio dell'altare maggiore è considerato tra le più belle opere barocche del Piemonte. Quattro passi nelle vie del paese e non è raro imbattersi nelle nonnine antronesi sedute fuori casa o ai margini della piazza. Spesso portano un colorato foulard annodato in testa e vestono l'antico costume tradizionale.
sono le stesse operose donne che di generazione in generazione hanno custodito ed esaltato i sapori della cucina della Valle Antrona, fatta di ingredienti spesso poveri ma genuini e gustosi, che oggi si possono ritrovare in ristoranti e piccoli negozi locali. Meritano sicuramente un assaggio i prodotti caseari, in estate acquistabili direttamente in alpeggio. Latte, burro, ricotta o mascarpa, lo zingarling, una ricotta affumicata e profumata con erbe aromatiche, e il formaggio. Se volete avvicinare il mondo dell'allevamento locale, l'appuntamento è in primavera con la mostra Ovi Caprina. Più di 100 gli esemplari, una decina gli espositori, tra cui anche alcune donne. Un'occasione per toccare con mano le fatiche di chi tenacemente non abbandona le attività agricole della montagna. Abbiamo già parlato della castagna. C'è un altro tesoro del bosco che oggi come ieri si può trovare sulle tavole della valle, la noce. Da qualche anno, con il contributo degli alunni della scuola media di Villa d'Ossola, le tradizioni legate alla noce sono state rispolverate e la Pro Loco ha ripreso l'omonima sagra. Se siete golosi ma anche sportivi, in inverno su queste montagne proposte per tutti i gusti. Un anello di 3 km tra cielo aperto e pineta per gli appassionati di fondo e sempre ad Antrona Piana, una pista di pattinaggio su ghiaccio, attrezzata anche per l'hockey, sulla quale si allena la squadra locale, quella dei Trita Jash. Salendo in auto ai 1500 metri della frazione Cheggio, spazio invece allo sci da discesa, con piste particolarmente adatte a bambini e principianti. Spazzaneve, qualche ruzzolone, poi una risata e tanto divertimento per grandi e piccini su questi tracciati serviti da uno ski lift e da un moderno tapirulan. Insomma, chi è ancora un po' malfermo, una volta calzati gli sci e il caschetto, potrà acquistare sicurezza su un pendio dolce e scegliere la risalita che gli è più congeniale, in attesa di essere più sicuro sulle sue gambe, magari con l'aiuto di mamma e papà. Chi ha già confidenza può godersi appieno il manto candido e il panorama alpino. C'è anche una pista per gli slittini e i bob, che sfrecciano colorati sotto gli sguardi divertiti di chi è qui, anche solo per godersi un po' di sole e aria buona. E se in inverno non è generoso con la neve, nessun problema, perché a Cheggio funziona un impianto di innevamento artificiale. Ma a proposito di neve e ghiaccio, se volete optare per una gita invernale da queste parti, cercate di farla coincidere con il periodo natalizio, per poter assistere ad uno spettacolo suggestivo nel buio della notte illuminata dalle fiaccole. Il caldo bagliore crea ombre allora vivaci, allora sinistre, che sembrano dare vita alle sculture di ghiaccio, veri e propri capolavori, purtroppo effimeri, realizzati da abili scultori del freddo, che anno dopo anno si cimentano in questa sfida e perfezionano le loro tecniche. Torniamo a Cheggio, che sia ammantata di neve che con i colori dell'estate è considerata una delle più belle località della Valle Antrona. Molte baite sono state completamente recuperate. Sono stati costruiti rifugio CAI Città di Novara ed un piccolo albergo, accoglienti basi d'appoggio per soggiorni relax ed escursioni nei dintorni. Cheggio sorge ai piedi della diga dei Cavalli. In un paio d'ore, costeggiando la destra orografica del bacino, si raggiunge l'Alpe Ronchelli e quindi 2061 metri dell'Andolla, dove c'è un altro moderno rifugio in legno e pietra del CAI di Villa d'Ossola, con 60 posti letto. Può essere il punto di partenza per decine di destinazioni di grande interesse. Una di queste è attraverso la ferrata del lago, una risalita di 250 metri lungo la roccia completamente attrezzata con corde, pioli e scale in acciaio, per consentire agli escursionisti esperti di cimentarsi con una parete verticale. È stata creata per agevolare il collegamento tra i rifugi Andolla, dalla parte italiana, e Alma Gellerutte,
nella parte svizzera. Permette di percorrere interamente il giro del Pizzo Andolla. La ferrata è stata posata nell'estate 2002 ed inaugurata nel luglio 2003. Sport, natura, tradizione, calda ospitalità ed enogastronomia nella terra dei laghi, che strizza l'occhio al nuovo turismo, quello più attento all'integrità del territorio, quello che preferisce gli alloggi di grande charme a quelli di lusso, a tutti coloro che amano scoprire il mondo lontano dalle strade più battute. E per questi viaggiatori c'è anche un'opportunità in più, un ulteriore riconoscimento alla straordinarietà di questa montagna e alla sua storia. Nel 2009 è nato il Parco Regionale della Valle Antrona, che comprende una porzione dell'Alta Valle e il comune di Viganella. All'interno dei confini dell'area protetta, spazi dove regna la natura selvaggia, immuni da qualsiasi antropizzazione, e gli antichi borghi in pietra, testimoni della caratteristica architettura dell'Ossola. La Valle Antrona vi aspetta per continuare a stupirvi. Siamo ai saluti, noi torniamo domenica prossima come sempre alle 13.30, alle 19 o alle 23. Siamo anche in internet su vcoazzurratv.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo tra 7 giorni.